A innescare il rogo è stata la benzina, non l'olio lubrificante. È questa la conclusione degli esperti incaricati di aiutare gli investigatori nella risoluzione del mistero della morte di Alice Neri, sparita la notte del 17 novembre scorso e trovata morta nelle campagne di Concordia, nel Modenese, il giorno dopo. Il corpo di Alice è stato bruciato con la sua macchina. Secondo gli esperti, il liquido usato per appiccare l'incendio sarebbe benzina e non olio esausto, come si pensava in precedenza. Una tanica di plastica contenente olio è stata trovata vicino all'auto bruciata di Alice. Dal contenitore era stato isolato il DNA del principale indiziato dell'omicidio, Mohamed Galul, tunisino di 29 anni, ora in prigione con le accuse di omicidio e distruzione di cadavere. Secondo gli esperti, l'olio lubrificante sarebbe stato usato solo per prolungare la combustione, non per appiccare il fuoco. L'assassino di Alice ha usato la benzina. Il sospettato Mohamed Galul, che ha sempre sostenuto la sua innocenza, vede cambiare la propria posizione. Chi ha ucciso Alice? È una domanda senza risposta, almeno per ora. Per quanto riguarda la tanica di olio esausto trovata sulla scena del crimine, sarebbe stata accertata la presenza di materiale genetico, seppur degradato, attribuibile a Galul. L'analisi genetica ha stabilito che 10 marcatori su 23 testati conducono al tunisino. Ma la genetista forense Marina Baldi, consulente di parte nominata dall'avvocato Roberto Ghini, legale di Galul, dice: «Con solo 10 campioni su 23, su quella tanica può esserci il DNA di chiunque. Quella trovata sarebbe una traccia troppo esigua per inchiodare qualcuno. Allo stesso modo quella sul reggiseno della vittima, dove sarebbe presente il DNA di più persone», dice la genetista Baldi. A mio avviso, sui reperti analizzati fino ad ora non ci sono tracce indicative. Non vedo un quadro accusatorio confermato dai risultati delle analisi. Il movente di questo omicidio è sconosciuto. Non ci sono testimoni. E non ci sono dettagli sugli ultimi momenti di Alice o sulle persone che ha incontrato prima della sua morte, a parte il tunisino. La guerra fra perizie non ha portato a risultati. Il 17 novembre, Alice si è recata al locale di Concordia intorno alle 20, dove aveva appuntamento con un collega di lavoro. Con questi si è intrattenuta fino alle 3:40 di mattino. Poi è andata al parcheggio a prendere la sua auto e ha fatto salire Mohamed Galul. L'uomo ha dichiarato di averle chiesto solo un passaggio. Il tunisino non nega di essere stato con Alice per qualche tempo quella notte, ma sostiene di non aver mai viaggiato con lei verso le campagne dove è morta la giovane. C'era qualcuno nella vita di Alice Neri sconosciuto alle autorità inquirenti? Si indaga anche su questo aspetto, per scoprire il mondo delle relazioni di Alice Neri e per identificare, attraverso le tracce trovate sui vari reperti, il nome di chi era sulla scena del delitto.